Ma bentornati qui in una nuova puntata di Joe's Pub. Questa volta Joe's Pub. Allora, oggi vedremo la conferenza stampa della Banca Centrale Europea e sarà la prima volta per noi insieme. Io di solito le guardo molto spesso in differita e da solo. Invece oggi le guardiamo in diretta e insieme. Quindi, sperando che la connessione regga, non come ha fatto ieri sera che mi ha mollato nel bel mezzo della cosa, no? Stava andando sempre più in salita la cosa e ci ha mollato nel bel mezzo del divertimento. E, come ho detto su Instagram, il gameplay di ieri l'ho interrotto e lo riprenderemo a breve. Mi stava piacendo, era abbastanza tosto e lo riprenderemo tranquillamente in futuro. Buongiorno Black Italica, buongiorno Buzz Games, buongiorno Nico Sbaffo, buongiorno Lore, buongiorno Andrea Ferre e buongiorno DX Art 21. Come va? Come va? Sono le 14:17, alle 14:30 dovrebbe iniziare la conferenza stampa della Lagarde. Le aspettative sono che sono contrastanti. Allora, io sono contrastanti perché si pensa che a dicembre verranno introdotte delle nuove politiche monetarie e quindi molto probabilmente questa sarà una conferenza stampa d'attesa sostanzialmente, non ci sarà nulla di eclatante. Quindi però ci guardiamo questa conferenza stampa e adesso prima sono andato a mangiare e stavo riflettendo su una cosa, e cioè che ieri nella live abbiamo visto Adrian Fartade che ovviamente essendo un divulgatore dello spazio guardava dei cazzo di razzi andare nello spazio fondamentalmente, no? Tutto eccitato per il lancio ed era figo da guardare. E invece noi siamo qui a guardare una tizia che parlerà di tassi di interesse, politica monetaria, eccetera, eccetera. Quindi non assolutamente nulla di emozionante come guardare un fottuto razzo andare nello spazio. Però ci riflettevo prima, sì, magari a primo impatto può essere non emozionante, però cioè, come un razzo che manda dei satelliti influisce sulle nostre vite, allo stesso modo, anzi forse ancora di più probabilmente, le decisioni di una banca centrale influenzano la nostra vita allo stesso modo. Influenzano i mercati finanziari, che tra l'altro aspettano con grande interesse queste nuove dichiarazioni della Lagarde, e infatti vedremo poi come reagiranno. Interessano i tassi di interesse sui mutui che facciamo ogni giorno con le banche, interessano la stabilità bancaria e l'economia in generale. Quindi, nonostante effettivamente l'economia sia una scienza triste, molte volte definita come scienza triste, però se riusciamo a superare questo scoglio, conoscerla e capirla è sicuramente fondamentale. È quello che cerco di fare ogni giorno, sia su WhatsApp Economy, sul canale Telegram per gli abbonati, su Instagram e sto iniziando a fare anche qui su Twitch. Ma qualcuno dovrà pur pagarlo quel razzo, infatti dovrà pur pagarlo qualcuno quel razzo. L'economia è fondamentale, ragazzi. E nel frattempo ti saluto Seppi e Brilla. Che cazzo di cognome, di tag, di nickname. Nel frattempo il dollaro si è un attimo fermato, visto che il dollaro è sempre di più un bene rifugio. Sì, e molto probabilmente se la Lagarde introdurrà nuove politiche espansive. Ciao Andrij, benvenuto. Se introdurrà nuove politiche espansive, molto probabilmente si deprezzerà ancora di più l'euro contro il dollaro. Vediamo. Dopo un primo apprezzamento dell'euro nei mesi successivi all'inizio della pandemia, adesso si sta un po' deprezzando, sta raggiungendo i limiti, i valori dei passati. Ora, mancano 9 minuti. Io vorrei farvi vedere una cosa, però visto che manca poco tempo ve la faccio vedere magari dopo la conferenza. E Black Italica, dopo partita a Frostpunk non lo so, perché dovrei lavorare. Quindi non lo so. Non lo so, anche perché la live non era
Forse no, magari questa sera, non lo so, la butto lì. Se la connessione fa la brava, potremmo anche divertirci un po' questa sera. Perché è uscito un bel articolo, volevo far vedere un bel articolo che ha fatto il Post riguardo alla situazione lockdown in Europa. Ha fatto un articolo di recap sulla situazione degli altri paesi che sarebbe interessante anche guardare. Nel frattempo è iniziata la pre-live È iniziata questa musichetta che avete sentito, è il pre-live della Banca Centrale Europea su YouTube. E tra un po' dovrebbe iniziare. Allora, facciamo così, io vi condivido lo schermo. Perché abbiamo un euro dollaro a 1,17? A 1,17 sta adesso? Sì, è 1,17. Durante il periodo della pandemia, soprattutto il periodo estivo si è apprezzato l'euro. Adesso vi condivido il. Eccoci. Ciao Pieri, benvenuto, benvenuto, grazie del follow. Allora, sì, come vi dicevo, questa è la prospettiva di un anno. Vediamo se riesco a trovare un grafico migliore. Come al solito vi tolgo la preferita. Vedi, dall'inizio, qualche mese dopo la pandemia l'euro è iniziato ad apprezzarsi e questo ha messo numerosi dubbi dentro la Banca Centrale Europea riguardo il tasso di cambio, perché ovviamente un tasso di cambio elevato sfavorisce le esportazioni in tutta l'eurozona. E quindi in una conferenza stampa della Banca Centrale Europea hanno evidenziato anche questo fatto, anche se in realtà non è all'interno degli obiettivi di politica monetaria della Banca Centrale Europea quello di aggiustare i tassi di cambio, sempre se si suppone se è in grado di farlo, cosa molto improbabile. Però adesso si sta deprezzando, come vediamo qui, sta scendendo, vediamo se sarà una cosa temporanea o meno. Dipenderà anche dalle dichiarazioni della Banca Centrale Europea in questo oggi. Sì, sicuramente la Fed è stata più espansiva della BCE. Detto ciò. Entriamo qui e ci siamo. Allora, aggiustiamo un attimo. Mi rifaccio un po' più piccolino. Meglio un euro più debole o più forte? Dipende. Se non va bene né troppo forte né troppo debole. Non va bene troppo forte perché svantaggia le esportazioni e quindi il commercio europeo. Non va bene neanche troppo debole perché ovviamente essendo troppo debole i prodotti importati costerebbero molto di più. Quindi ci vuole un giusto mix. Ovviamente dipende anche in base alla situazione economica, non è che c'è una regola fissa. Se ad esempio una scelta di politica economica è quella di favorire le esportazioni e magari avere anche all'interno dell'economia delle materie prime che non hai bisogno di importare, allora svalutare la moneta può essere una soluzione. Però come dico sempre, l'economia è una coperta corta, quindi non c'è mai un assoluto che va bene per tutto, quindi bisogna stare sempre attenti. Personalmente ho iniziato a capire ed interessarmi all'economia grazie a te e a Michele Boldrini, quindi grazie mille per avermi fatto capire meglio il mondo in cui vivo. Grazie a te, Dixart, è un bellissimo complimento, grazie infinite, grazie veramente. Le ultime sessioni con quello dei mercati è sceso parecchio, si sono gettati tutti sul dollaro.
Non ho mai capito perché il dollaro è così potente. Beh, semplicemente il dollaro è la moneta globale, no? Molte volte si dice che il dollaro è la moneta globale. Semplicemente perché, come giustamente dice Lore, è la più diffusa e ha avuto un predominio dal Novecento in poi, da quando l'economia statunitense ha avuto la meglio su tutte le altre, in prima battuta rispetto a quella inglese, che fino a metà 800 era la più potente al mondo, anche grazie alle rivoluzioni industriali. Però poi dalla metà dell'Ottocento questo record britannico è stato battuto dagli Stati Uniti, che pian piano sono diventati l'economia più potente del mondo, fino ovviamente arrivare alla Seconda Guerra Mondiale, che ha sancito una volta per tutte il predominio dell'economia statunitense. Ovviamente da lì poi ne consegue anche la forza della moneta, sostanzialmente. E niente, stiamo aspettando. L'articolo che vi volevo mostrare è questo. Come stanno chiudendo i paesi europei? In Francia è stato annunciato un nuovo lockdown. In Germania chiuderanno bar e ristoranti. Da lunedì in Germania chiuderanno. Mentre sì, in Francia è stato annunciato un nuovo lockdown, però magari lo leggiamo dopo la conferenza, anche perché mancano solo 3 minuti. L'euro potrà mai essere il nuovo dollaro? No, all'interno degli esperti si sta iniziando a valutare nel caso lo yuan potrebbe diventare il nuovo dollaro. Ovviamente ancora non lo è. Uno degli obiettivi della politica cinese è proprio quello di far diventare lo yuan il nuovo dollaro, quindi la nuova moneta globale. In realtà, qualche settimana fa, due se non sbaglio, parlavamo dell'euro digitale su WhatsApp Economy. Parlavamo di euro digitale su WhatsApp Economy, abbiamo citato anche lo yuan digitale. È uno dei motivi per cui il governo cinese sta spingendo così tanto riguardo lo yuan digitale è proprio quello, il fatto di sperare di poter battere il dollaro in questo senso, come la prima moneta virtuale al mondo. Non so se ce la faranno o meno, dipende molto da tanti fattori. Lo vedremo. Però anche lo yuan che diventerà il nuovo dollaro è molto difficile comunque. Però tra tutte le monete, probabilmente è quello più vicino a sostituire la moneta mondiale, che è il dollaro. Tra l'altro, non so se lo sapete, una piccola curiosità, ma se voi avete mai avuto a che fare con i dollari, cioè se voi eseguite una transazione in dollari, allora valgono le leggi americane. Non mi ricordo qual è la legge che ha imposto questa cosa, è abbastanza vecchia in realtà. Però se voi eseguite una transazione in dollari americani, si applicheranno anche le leggi americane. E era successo qualcosa in passato in questo senso. Adesso non ricordo, vado a memoria, quindi scusatemi per il mio pressappochismo. Eccola! Sta arrivando! La gara sempre con i suoi tagliè, no? Si dice così. Ah, non c'è audio, è vero. Sì, perché me l'ho scordato di. Adesso lo riprendo. Adesso sentite? Dovreste sentire adesso. La musichetta c'è ancora, quindi tranquilli. Non vi siete persi nulla. Quindi, se lo yuan diventa moneta dominante, avrà un accrescimento del suo valore, e viceversa, se il dollaro perde il suo potere.
Non è detto, però adesso sta iniziando, quindi seguiamo la conferenza. Cerco di mettere i sottotitoli per chi non conoscesse o ha difficoltà con l'inglese. Non ci sono i sottotitoli, quindi mi dispiace. Cercheremo di tradurre. Cercherò di fare l'interprete, anche se non è il mio mestiere. Ladies and gentlemen, the Vice President and I are very pleased to welcome you to our press conference. We will now report on the outcome of today's meeting of the Governing Council, which was also attended by the Commission Executive Vice President, Mr. Valdis Dombrovskis. The resurgence in coronavirus infections presents renewed challenges to public health and the growth prospect of the euro area and global economies. Incoming information signals that the euro area economic recovery is losing momentum more rapidly than expected after a strong yet partial and uneven rebound in economic activity over the summer months. Qui sta dicendo che l'economia potrebbe avere, a causa della seconda ondata, una nuova... intensification of containment measures is weighing on activity. L'economia potrebbe avere dei nuovi constituting squilibri. A clear deterioration in the near term outlook. A causa anche delle in fact, restrizioni while activity sociali. In the manufacturing sector has continued to recover, activity in the services sector has been slowing visibly. Although fiscal policy measures are supporting households and firms, consumers are cautious in the light of the pandemic and its ramifications for employment and earnings. Qui ha detto che le politiche monetarie stanno supportando imprese e famiglie. And increased uncertainty about the economic outlook are weighing on business investment. Headline inflation is being non posso mettere i sottotitoli, Matt, mi dispiace, non mi va a mettere YouTube. Underlying price pressures in the context of weak demand and significant slack in labor and products markets. The monetary policy measures that we have taken since early March are helping to preserve favorable financing conditions for all sectors and jurisdictions across the euro area. Qui ancora si sta facendo le seghe da sola, praticamente, scusate il francesismo. Sta dicendo che la politica monetaria ha aiutato at the same time in the current environment of risks clearly tilted to the downside. The Governing Council will carefully assess the incoming information, including the dynamics of the pandemic, prospects for rollout of vaccines, and developments in the exchange rate. The new round of Eurosystem staff macroeconomic projections in December will allow a thorough reassessment of the economic outlook and the balance of risks. On the basis of this updated assessment, the Governing Council will recalibrate its instruments as appropriate to respond to the unfolding situation and to ensure that financing conditions remain favorable to support the economic recovery and counteract the negative impact of the pandemic on the projected inflation path. This will foster the convergence of inflation towards its aim in a sustained manner in line with its commitment to symmetry. Ha praticamente detto che a dicembre prenderanno delle decisioni riguardo alla politica our accommodative monetaria. Monetary policy stance. We will keep the key ECB interest rates unchanged. Non we expect them to stabili. Remain at their present or lower levels until okay. we have seen the inflation outlook robustly converge tengo to levels sufficiently uguali, close to, prima. But below 2% within our projection horizon. And such convergence has been consistently reflected in underlying inflation dynamics. We will continue our purchases under the Pandemic Emergency Purchase Program with a total envelope of 1,350 billion euros. These purchases contribute to easing the overall monetary policy stance, thereby helping to offset the downward impact of the pandemic on the projected path of inflation. The purchases will continue to be conducted in a flexible manner over time, across asset classes and among jurisdictions.
Ok, ha confermato This anche la allows us to flessibilità di effectively stave off riguardo. risks to the smooth transmission of monetary policy. We will conduct net asset purchases under the PEP until at least the end of June 2021, and in any Giugno case, 2021, until the Governing Council confermato. judges that the coronavirus phase is over. Ha confermato l'acquisto di We titoli di will reinvest the Stato principal payments in modo from flessibile maturing anche, securities quindi purchased escludendo under the PEP la capital until key. at Dopo poi vi least spiegherò cosa the end significa of capital key. 2022. In any case, the future roll-off of the PEP portfolio will be managed to avoid interference with the appropriate monetary policy stance. Net purchases under our asset purchase program will continue at a monthly pace of 20 billion euros, together with the purchases under the La PP che additional inizia nel 120 2015 è un billion euros altro temporary linea envelope della until politica the end monetaria della of the BCE year. per acquistare titoli di We Stato continue e to titoli expect delle imprese. monthly net asset purchases under the APP to run for as long as necessary to reinforce the accommodative impact of our policy rates and to end shortly before we start raising the key ECB interest rates. We intend to continue reinvesting in full the principal payments from maturing securities purchased under the APP for an extended period of time past the date when we start raising the key ECB interest rates, and in any case, for as long as necessary to maintain favorable liquidity conditions and an ample degree of monetary accommodation. We will also continue to provide ample liquidity through our refinancing operations. In particular, our third series of targeted longer-term refinancing operations remains an attractive source of funding for banks, supporting bank lending to Il firms TLTRO and è un'altra households. linea di politica monetaria della Banca Centrale Europea Let me now dedicata per explain le our banche, in questo assessment in caso, greater che detail, dovrebbero starting favorire with the i bilanci economic delle analysis. banche e Euro conseguentemente area real GDP permettere alle contracted banche by di dare credito 11.8% all'economia reale. quarter on quarter in the second quarter of 2020. Following the trough in April 2020, the euro area economy rebounded strongly in the third quarter, making up about half of the contraction in the first half of the year. The significant surge in Nel terzo coronavirus quarto dice che infection l'economia rates europea è and the riuscita a associated recuperare la intensification metà di of quello che aveva containment perso measures nella since prima the metà summer dell'anno. constitute clear headwinds to the short-term outlook. In fact, recent hard data, survey results, and high-frequency indicators point to a significant softening in economic activity in the final quarter of the year. Moreover, economic developments continue to be uneven across sectors. In particular, activity in the services sector is slowing again, as it is the sector most affected by the new restrictions Dice on che social il activities settore dei and servizi mobility. è quello più colpito anche da Looking questa seconda ahead, ondata, while the uncertainty related sta to the rallentando di evolution of the nuovo dopo la pandemic ripresa will likely dampen the del strength terzo of the trimestre. recovery in the labor market and in consumption and investment, the euro area economy should continue to be supported by favorable financing conditions and an expansionary fiscal stance. Qui dice che per supportare Overall, l'economia the bisogna risks mantenere surrounding la the politica euro monetaria area growth espansiva e anche quella outlook fiscale. are clearly tilted to the downside. This largely reflects the recent resurgence in COVID-19 infections, the associated Però le prospettive intensification of sono containment notoriamente measures, a causa della seconda and a highly ondata. uncertain timeline of the pandemic and its implications for economic and financial conditions. Euro area annual inflation decreased to -0.3% in September from -0.2% in August, Agosto c'è reflecting stata una developments in the prices deflazione of del energy, 0,2% non-energy in industrial agosto e goods and services. 0,3% in settembre. On the basis of oil price dynamics and taking into account the temporary reduction in German VAT, headline inflation is likely to remain negative until early 2021. Quindi fino agli inizi del Moreover, 2021 prevedono una near-term inflazione price negativa. pressures will remain subdued
owing to A weak causa soprattutto demand, dei prezzi del notably petrolio. in Dopo the magari lo tourism vediamo, and l'andamento del petrolio e travel-related l'inflazione, come sectors, si divide. as well as to lower wage pressures and the appreciation of the euro exchange rate. Once the impact of the pandemic fades, a recovery in demand, supported by accommodative fiscal and monetary policies, will put upward pressure on inflation over the medium term. Market-based indicators and survey-based measures of longer-term inflation expectations remain broadly unchanged at low levels. Qui dice che le Turning to aspettative the di inflazione monetary nel medio e lungo analysis, periodo rimangono broad comunque money, troppo basse M3 rispetto al target del growth, rose 2%. to 10.4% in September Se non sbaglio, è 2020, intorno from all'1% 9.5% in le prospettive di August, thus inflazione nel medio remaining periodo, well above the circa. levels recorded before the COVID-19 pandemic. Strong money growth continues to reflect domestic credit expansion and the ongoing asset purchases by the Eurosystem, as well as precautionary considerations which foster a heightened preference for liquidity in the money holding sector. In this environment, the narrow monetary aggregate M1, encompassing the most liquid forms of money, continues to be the main contributor to broad money growth. Developments in loans to the private sector continued to be shaped by the impact of the COVID-19 pandemic on economic activity. Qui sta parlando dei Following prestiti. strong increases in the early month of the pandemic, the annual growth rate of loans to non-financial corporations stood at 7.1% in September, unchanged from August. This, however, masks a moderation in recent monthly loan flows. The annual growth rate of loans to households edged up to 3.1% in September from 3% in August. Growth in loans to the private sector continues to benefit from historically low bank lending rates. Sì, comunque le banche in questo According momento to our bank lending stanno survey for the continuando third a quarter of prestare soldi, twenty twenty, al contrario di quanto era credit successo magari conditions on nella loans crisi to del firms 2008, del tightened. 2011. While banks E l'ha indicated sottolineato that their anche lei. funding and balance sheet conditions remain supportive, higher risk perceptions could weigh on their attitude towards loan creation. Surveyed banks reported a fall in firms' loan demand in the third quarter, reflecting a decline in emergency liquidity needs and weakening corporate investment. This survey indicates an increase in household net demand for loans in the third quarter, while also suggesting the intention to tighten credit standards for households. Overall, our policy measures, together with the measures adopted by national governments and European institutions, remain essential to support access to financing, including for those most affected by the ramification of the pandemic. To sum up, a cross-check of Vai, the sta per outcome of the finire. economic analysis with the Queste erano le signals coming domande. from the monetary analysis confirmed that an ample degree of monetary accommodation is necessary to support economic activity and the robust convergence of inflation to levels that are below but close to 2% over the medium term. Regarding fiscal policies, an Comunque ambitious non si sono tirati and indietro, coordinated cioè fiscal sono stance pronti remains critical in view of the sharp a contraction in the espandere euro nel caso area la politica economy monetaria. and the Poi capiamo reduction perché in private adesso non la demand. stanno facendo e si While fiscal aspettano measures a taken in dicembre una response nuova to the decisione. pandemic emergency should as much as possible be targeted and temporary in nature, weak demand from firms and households and the heightened risk of a delayed recovery warrant continued support from national fiscal policies. The Peccato che ci three siamo persi safety le conferenze nets stampa endorsed di by the Mario European Draghi, Council for workers, eh? Sarebbe stato businesses da and divertirsi sovereigns anche provide lì. Anche perché important lui era un funding ottimo support in oratore, this context. che è una delle principali The Governing Council armi che ha recognizes the key aiutato role of Draghi the Next nella Generation sua EU package presidenza. and stresses the importance of it becoming operational without delay. Provided the funds are deployed for productive public spending,
and accompanied by productivity-enhancing structural policies, Next Generation EU will contribute to a faster, stronger, and more uniform recovery and will increase economic resilience and the growth potential of member states' economies, thereby supporting the effectiveness of monetary policy in the euro area. Such structural policies are particularly important in addressing long-standing structural and institutional weaknesses del Next Generation EU, and in accelerating the green and digital transition. Now, before we are ready to take your questions, I would like, on behalf of the Governing Council, to express our solidarity with France and the people of France and condemn any form of violence. C'è stato un attentato questa mattina. I thank you, and we stand ready now to take your questions. E adesso via con le domande. The first question today comes from Annetta Weisbach at CNBC. Ci ascoltiamo la domanda se ci interessa, altrimenti. Thank you very much, Madame la Presidente. Can I ask you about whether you have been discussing by how much you might enlarge your support program by December, and which instruments you primarily have in mind? Is it an increase in APP or PEP or both? Will it be a package? Mi sta chiedendo quale strumento ha in mente di ampliare a dicembre, nel caso. Been quite quick in adjusting with the new inflation target. Would you follow suit quickly as well? And would you also consider, like the Fed is doing that now, to allow for an overshooting of inflation? Thank you. Well, thank you very much. Let me maybe take the opportunity of your question to summarize for you what the Governing Council at large was in full agreement upon. The full Governing Council was in total agreement to analyze the current economic situation and to recognize and acknowledge the fact that risks are clearly tilted to the downside. We all acknowledge the role and the importance as a driving force of the pandemic and the increase of contagion, as well as the impact that containment measures will have on the economy. So it is with that recognition and that acknowledgement that we agreed, all of us, that it was necessary to take action and therefore to recalibrate our instruments at our next Governing Council meeting. So the teams, the committees, staff members are already at work in order to do this recalibration exercise. And this recalibration exercise will touch on all our instruments. It is not going to be looking at one single instrument. Okay. It will be looking at all our instruments. La domanda era: quali avete intenzione di aumentare gli strumenti a dicembre nel caso dovesse aumentare la politica monetaria espansiva? Lei sta rispondendo che that will best address the situation. Tutti gli strumenti verranno modificati nel caso. Il problema è che loro sono consapevoli che ci sarà una nuova recessione economica a causa della seconda, del secondo lockdown, però per prendere una decisione più sensata vorrebbero analizzare prima i dati, also, per, ovviamente che stanno arrivando in questi momenti, questo periodo, no? E quindi hanno praticamente shiftato la scelta di espandere la politica monetaria, che probabilmente lo faranno, a dicembre in modo da avere più strumenti per decidere. In the meantime, we're not going to just stand still. We are going to use all the instruments that we have. Adesso dicendo, però non è che ci stiamo fermi, siamo comunque fino a dicembre, stiamo comunque continuando a garantire la politica monetaria espansiva and to address any development of the situation. We have done that in the past. We have responded very promptly, very appropriately. Very heavily, some would say, to the first wave that hit the euro area economies. Hanno, la Banca we have Europea done it for the first wave, we will do it again for the second wave. But don't assume that it will be one instrument. We're going to look at all of them, the combination of them all, to arrive at the best possible outcome, to deal with the situation, as I said, with one aim,
make sure that we maintain financing conditions in order to support economic recovery and in order to address the pandemic negative consequences affecting our inflation path. I think you also asked me a question about our inflation target. Now, thank you for that, but you're a bit early, if I may say, because clearly we have a strategy review underway. We have resumed it now in September, and I'm very glad that we could do that and that we could honor the work that is being prepared by staff here at the ECB, staff at the national central banks as well. They're actively cooperating and working along the way now with a solid schedule. But clearly, this is premature because the inflation goal and the definition of it will come at a later stage. So I'm sure we'll come back to you with more clarification, but it's premature. Allora, ha parlato dell'inflazione. Okay, abbiamo parlato, se non sbaglio, su Telegram, se non ricordo male, ho linkato questa notizia, che a settembre la Banca Centrale Europea ha annunciato che... Sì, potrebbe andare, però. Ha annunciato che sarebbe disposta a cambiare il target di inflazione. Ci stanno pensando, è una valutazione interna ancora, perché come sappiamo il target di inflazione attualmente è vicino ma più basso del 2%. Ora purtroppo la realtà è cambiata ed è molto difficile in questo senso raggiungerlo, e quindi stanno pensando di cambiare il target di inflazione, però ancora è tutto molto embrionale, quindi vedremo se andrà in porto questa cosa. How contingent is further loosening on the arrival of a vaccine? Thank you, Madame Lagarde. Thank you very much. As you know, the number for the third quarter will be coming out, I believe, tomorrow, and might surprise on the upside. On the other hand, we are pretty confident that our number for the fourth quarter will be on the downside. Now, why do I say that? Because clearly, downside. Now, why do I say that? We expect the month of November to be very negative, and it will reflect the slow process that our economies are going to go under, and the lost momentum, the sort of slower momentum that we have been observing ever since September, actually, because when you look at all numbers, whether it's in the services industry, whether it's the consumer confidence, whether it is PMI orders, più difficile si faccia come la Fed considerando il 2% come media, lo vedremo, ripeto, è ancora tutto molto embrionale. Poi bisogna considerare anche la Corte di Giustizia tedesca, che ha fatto quei problemi riguardo il quantitative easing. Non è affatto banale questa decisione, vedremo in futuro. Però già si sono fatti dei passi avanti. Diciamo che la Lagarde sta cercando di... cercare di ringraziare Torino per il claxon, nel frattempo cercare di un po' rinnovare i regolamenti della Banca Centrale Europea. Abbiamo parlato del digital euro, in cui si sono stati fatti passi avanti, al contrario della Fed, che si è sempre mostrata abbastanza scettica del momento. Come abbiamo visto a settembre c'è stata questa prima intenzione di cambiare il target di inflazione. A reference that we make purtroppo, come sempre vi dico, l'economia in aperta corta ha sempre dei lati negativi e positivi, quindi non è banale prendere questa decisione, anche perché è anche molto politica, e abbiamo appunto già citato il caso tedesco quando And given what has been asserted yesterday by the European Commission. Grazie mille Matt 41, grazie mille per il follow. And into 2021, because Benvenuto. We don't refer to the vaccination in and of itself, we refer to the rolling out of it, that hopefully would have an impact and will give hope to those that are actually facing containment, that are facing a rather gloomy outcome.
Okay. The next question is from Klaus Rainer Jakisch at Hessischer Rundfunk. Good afternoon. Mr. President, two questions, please. You mentioned grazie Mattia, mi toccato su Instagram, the significant downfall of consumer confidence in several member states. How concerned is the ECB Council that this may lead to deflationary pressures? And secondly, Sta, you also referred to sta chiamando. Da dove chiama? The emergency package by the European Union is agreed, but still not in operation. How concerned are you that this may come too late? Thank you. Okay. Well, as you know, the inflation numbers for September are negative. We're talking about minus 0.3%, and it's a little more than a negative number that we had in August. And you know, when you analyze what are the forces behind it, you clearly see that it was driven by seasonal summer sales and the continuation of garment sales into the winter collections, basically, a fall in travel-related prices, and more negative energy inflation impact. Okay, però sembra so that's what's behind it. La questione della Corte di Cassazione now, tedesca. We also believe that on the basis of the information we have, on the basis of the anticipated oil prices in particular, on the basis of the impact of German VAT reduction, headline inflation is likely to remain in negative territory until early 2021. Now, we don't call that deflation. You might find it surprising, but we call it negative inflation precisely because we do not think that it is deflation. Deflation is a process that's sort of, it's self-fulfilling and that feeds on itself and is not related to a one-off effect such as commodity price changes or a VAT change. So while we believe that those numbers will be low, those numbers will move back into positive territory as you know the recovery gradually takes hold in the course of 2021, which is what we all are looking forward to. So we're not foreseeing deflationary risk at all. There was a second question, which had to do with the next generation. I tell you, what we have seen over the last 6 months or so is a sort of a dual, hand-in-hand policy work between fiscal on the one hand, monetary policy on the other hand. And the fact that these two sort of leverage off each other and iterated to really increase their potency and efficacy has been a really welcome change, which had to do with number one, the national authorities' determination to use the fiscal leverage and the fiscal space that some of them had and the fact that the Europeans together decided to borrow jointly and to apply this yet-to-come borrowing to a combination of grants on the one hand and loans on the other hand. And clearly that has had a major impact, and I think it has really contributed to changing the sentiment, the image, the impression, and that most people observing Europe are having. Now, clearly, what is going to matter now is implementation, delivering and making sure that these grants and eventually these loans actually reach destination and come to finance both the support to the economy when it's needed and the transformation of the economy as it is called for in the direction of green and digital. Chissà, and that is the reason why at the end of the introductory statement that I have just read, we strongly encourage that agreement is reached between the European authorities in order to make sure that there is full efficiency in the deployment of the funds, because this is what is going to have an impact on the real economy. So we hope that very much. Thank you. The next question is from Isabella Bufacchi at Il Sole 24 Ore. President Lagarde, thank you for the opportunity. I have two questions. One is on tools and one is on banks. On Teltros, you said in the statement that they're a very attractive source of funding for banks. Can you give us any ideas whether you discussed how this instrument, how this t-
tool can be made better, function better, as banks are facing multiple challenges and there is fear of mounting rise of non-performing loans. And so my second question is on banks. Did the General Council discuss about the impact of the second wave and the second containment measures on European banks? Thank you. Well, thank you very much for your question. Let me just remind those who are listening what TLTRO is all about. TLTRO is a long-term refinancing scheme that is really intended to help the financing of the economy. Che è un po' il senso effettivamente banks del, are offered very attractive del debito pubblico in order europeo. And provided e that ci sta come they lend to the economy. Peccato non so it's not as if it was negli euro bond. A very generous package of refinancing. Senza politica comune il debito comune non ha senso, concordo. Insomma, una delle prime cose che bisognerebbe fare è aumentare i poteri al Parlamento europeo. The banks are going to only be eligible to the very attractive rate of minus 100 basis points, provided that they lend at least as much as they did to the economy. So that's number one. It's an encouragement to finance the economy. And all sectors of the economy, not just the large corporate accounts, but it has a special focus on small and medium-sized enterprises. And through the enlargement of the collateral pools, we make sure that it can also reach the professionals, the small entrepreneurs, the very small enterprises. And as you know, it has had a very successful take-up. If I remember, the June take-up was in excess of 1.3 trillion euros. So all in all, TLTROs as structured, as calibrated, and with the incentive component that it has proven extremely successful. If you look now at the bank lending survey, the banks themselves are acknowledging that TLTROs have been critically important for them to continue extending credit to the economy. Third factor, if you look at the credit terms that are offered, you really see that interest rates offered to corporates and to households, currently at about 1.5 and 1.3%, are at the lowest end of interest rates. Sto dicendo che i tassi di interesse offerti alle imprese e alle famiglie sono ai, credit, ai termini, there has ai been valori a significant più bassi take-up of credit taken, demanded by firms and households. Now, that demand has slowed down a little bit lately, and we all saw that there was in the survey, and that's a survey indicator, it's not a fact, it's a survey, banks are anticipating that credit might tighten, particularly to the corporate. So we'll see. We are very attentive and we will continue to monitor that. Sto dicendo but che bottom forse, line, it's a very attractive, well-calibrated forse instrument i prezzi that has been very successful, da parte delle that banche. Guarantees that interest rates che be maintained un, at a very low level un questionario and that fatto credit dalle banche, expanded quindi non in, è una, in very realtà, large amount. Una prospettiva futura. Vedranno now, come si evolveranno le cose e poi magari the impact of the second wave on banks is going to depend on i suoi the soldi bank poi rimangano alle banche to be a factor vogliono, of vogliono their, la banca centrale europea vuole che poi i soldi their una volta arrivano alle banche poi arrivano successivamente anche all'economia reale. We, European Central Bank and the whole euro system will be extremely attentive because our focus is twofold. We need to make sure that credit continues flowing in the economy. We need to make sure that the financing conditions remain favorable in order to support the recovery. And we need to make sure that there is ample liquidity around in order to respond to any kind of shocks, any kind of developments that we will be, that we will see in the weeks and in the months to come. We will use the flexibility of everything that we have and we will recalibrate using the solid data that we will gather in order to make sure that we can actually do that. Thank you. Okay, the next question is from Balazs Korányi at Reuters. Good afternoon. A couple of questions. First one is very specifically about this meeting. Did any governing council member call for policy action today? Did you discuss any change
in your policy instrument Ha chiesto today. se qualcuno And the dei second membri del question is about your Consiglio della meeting Banca schedule. Centrale Europea ha In the proposto delle spring, azioni you già da met adesso e quite non frequently aspettare. sometimes every week. Do you have plans to increase the number of your meetings in the coming weeks? When is the next meeting going to be held? And what Ha do you chiesto think you anche would se need to see le for the riunioni del ECB to decide Consiglio that della an Banca della unscheduled meeting could BCE take policy avverrà in action maniera much più like you did in March. frequente. A causa appunto Thank you very much dell'emergenza. for your questions. In response to your first question, which is extremely specific, no, we did not discuss at all any particular or specific change to any of the, all'interno del Consiglio of the non policy hanno measures discusso that we have in place. Di misure we all da agreed. Mettere the in whole campo Governing Council adesso. Was in full agreement. In recalibrating our instruments, it's very laid out very clearly Tutti in the i membri introductory del Consiglio erano favorevoli a in order to reach the goals that we have. And dicembre. It's not, I'm not ruling out any of the tools that we have, I'm not ruling in any of the tools that we have. We will be, and staff of ECB and NCBs, as I said, are already working on this to arrive at the best possible mix so that we can really reach the goals that we have assigned to ourselves. The second question you had was about the frequency of our meetings. I have to tell you, although I personally regret, and I think all Governing Council members regret the times when we could sit down, when we could work late in the evening and end up with a working dinner on the Wednesdays, the benefit of working remotely is that we can easily meet using whatever of those devices. I don't want to do any advertising for any of them. But we can be together on very short notice to deal with multiple issues. And there have been quite a few occasions, including recently, where we have addressed specific issues, where we've had seminars, where we've worked on preliminary discussions concerning our strategy review, for instance. So, if and when it is needed, it's very easy. And we will continue to use those devices. We will continue to meet on a regular basis. And I can assure you that despite this remoteness, we're very close to each other. And we have managed so far to maintain Sostanzialmente ha detto che rimpiange i tempi in cui potevano incontrarsi di persona, però grazie ai dispositivi digitali rimanere in contatto più spesso in maniera più frequente è molto facile. So ha assicurato che on short notice, we will do so. We stand ready ha assicurato che se in qualsiasi occasione possono contattarsi tranquillamente utilizzando il remote working. Hi, thanks for taking the question, President Lagarde. Just to clarify, did I understand correctly that the Governing Council has agreed that there will be action in December, that there will be more stimulus? The only question is what exactly that will look like. And the second question is, you discussed the... La mia domanda gli ha chiesto, you kind of hinted quindi è at the sicuro rate che a dicembre qualcosa farete? I think you were suggesting that the rate of purchases under the PEP could be accelerated. Is that correct? How likely is that? And by how much would you accelerate that? Thank you. Thank you very much. Those are great questions, actually. Some of you might argue that I'm reading yet again, but I can't resist because I think this paragraph is actually key. It's at the top of, I think you have it actually in the press release. It must be verbatim in there. But I will read it. I love reading. So it says this. On the basis of this updated assessment, the Governing Council will recalibrate its instruments, as appropriate, to respond to the unfolding situation and to ensure that financing conditions remain favorable to support the economic recovery and counteract the negative impact of the pandemic on the projected inflation path. So you really have it all in there. This is a key sentence in the introductory statement. It hasn't escaped many of you's attention, of course. But when we say we'll recalibrate its instruments, we are referring to all our instruments. So it's not PEP specific. PEP is very instrumental, let's face it. It's Pandemic Emergency Purchase Program. So it is targeted, it is temporary, it is flexible. I'll come back to that in a second. But we are saying that we will recalibrate our instruments. It means what it means.
all of them. And recalibrating means that we are going to identify what is the optimal ways to use one or the other instruments. In realtà la Garda è francese, Laura. Clearly increase, però ormai ha un'esperienza internazionale. Work on duration, work on volume, work on attractiveness. We will do all that. And as I said, the committees, members of staff, are already working on that. Now, the second part of your question was also had to do with acceleration. And I think you touched on something which is critically important in our pandemic emergency purchase program, which is a very specific dimension that it has and that we want to maintain and take advantage of if necessary, and that's flexibility. And that flexibility applies across three dimensions, which will all be also examined. It's across classes of assets, across time, and across jurisdictions. Classes of asset, I don't need to explain to you. We moved into commercial paper, for instance, across time. Well, we did front load back in the early days of PEP. If we have to front load again, we will do so. And across jurisdictions, clearly we had to deviate from capital keys, more so at the beginning, as markets stabilized and as the monetary policy transmission was much better, we tampered the deviation from capital keys and they have reduced. But if we need to use that aspect of the flexibility again, we will do so. Thank you. Next question is from Piotr Skolimowski at Bloomberg. Hello, good afternoon, Madame Lagarde. So I have two questions. Ragazzi, quando volete chiudo, andiamo a leggerci qualcos'altro. But slightly differently. I mean, in this situation, le borse stanno crollando. Vediamo, sì, dai, andiamo a vedere un po' di the sort of circumstances under news. Which you wouldn't recalibrate or add. Magari ti tengo la conferenza di sottofondo. That's my first question. The second one is, you talked about headline inflation that is going to be negative into early 2021. I know you also explained that this doesn't constitute deflation, but you know, with the second recession coming, the further deterioration in inflation outlook, are you not concerned that the Eurozone is already in a kind of a low-flation trap or even deflation per se? Thank you. Thank you very much. Circumstances under which we would recalibrate. First of all, I would like to yet again mention that the Governing Council was in complete agreement on the fact that action will be needed and that recalibration is the right approach to the extent that it applies to all our instruments in all their dimensions. What the circumstances will be will clearly be a factor of, number one, the incidence of the pandemic, the pace at which infections continue and contagion develop, the containment measures that are taken almost every day, the fiscal responses that will be also laid out in order to respond to the circumstances, and all that will lead to staff readjusting their projection and providing scenarios, the baseline, and with the right assumptions behind such scenarios. So it's on the basis of that that we will determine whether the recalibration, how it plays out and how it is best structured in order to respond to those circumstances. But we have little doubt, given what is expected as a result of the risks that we are seeing, that circumstances will warrant the recalibration and the implementation of this recalibrated package. Your second question had to do with inflation. So I'll say what I have said already. The inflation number that we have for September, for August, are in negative territory, minus 0.2%, followed by minus 0.3%. And behind those numbers, there are clearly specific one-off factors or very particular reasons. You have the combination of, for instance, the Italian garment sale, including not only the summer garments, but moving into the whole winter collection.
You have martedì. The energy prices questo that martedì? Are weighing merda. Also on inflation. The third, you have martedì, the discounted rates of travel services and so on and so forth. But that is not going to be forever. And clearly what we expect is in the course of 21, probably the latter part of 21, a recovery that will begin picking up and resulting in demand being stimulated yet again, particularly niente, if we continue Biden, to have saprei. Fiscal and monetary policy supporting this recovery. Okay, next question comes from Jack Yeung at the New York Times. Hello, good afternoon, Madame Lagarde. At the ECB Listens event a few days ago, Philip Lane said that he was open to the ECB dealing directly with the real economy, which I interpreted to mean without using banks as intermediaries. And I would just be interested on your views on that, what that might mean, and whether this is something that the Governing Council has discussed. Second question on fiscal stimulus. In light of the new containment measures and new risks to the economy, is the fiscal stimulus that's already been decided enough, or should governments that have the space to do more stimulus be doing so? And maybe is there even something more needed at the European level, although I realize the political difficulties with that? Thank you. Well, thank you so much. First of all, I think that I'm glad that you could listen to the ECB Listen events, because I think that was a first, and it was really encouraging and good to hear the sounds of non-governmental organizations, civil society representatives, and I think it was unheard at the European Central Bank that cultural associations and NGOs could actually express their views and indicate what they expect. I think that we are actually dealing with the real economy. If you look at the way TLTRO has been structured, for instance, with a clear focus and incentive for banks to actually provide credit to the economy, provide credit to the entire sectors, from the professionals to the single entrepreneur, all the way to the large corporates. No, so I think that our focus is really to make sure that the economy recovers, that we, as central bank, we provide the best possible financing conditions in order to support that effort, and while focusing on price stability and the measurements that we have so far to determine whether or not our goal has been attained, that we therefore support the economy. Was that intended to, quote, shortcut the banks? I don't think so. I don't think that Philip would have said anything like that, because clearly the banks are a transmission channel that is critically important in order to make sure that our monetary policy reaches all sectors of society and of our euro area economies. On the stimulus front, we are quite encouraged to have seen for the first time in many years fiscal and monetary work together. I remember the discussions we were having during the great financial crisis, where fiscal was lagging behind and was not in sync with the very necessary monetary policy that was deployed at the time. So now it's working hand in hand, if you will. And when we look at the budgetary submissions, we clearly see that for the moment, the effort that is envisaged by member states is pretty much in 21 on a par with what was envisaged in 2020. In addition to that, there is the clear game changer of the Next Generation EU, the Resilience and Recovery, or is it called, it's the RRF, it's the Recovery and Resilience Facility that is part of the Next Generation EU plan that has been agreed by the leaders of, by the European Council, which is clearly going in the direction of jointly addressing the crisis, jointly borrowing, and contributing, particularly with the grant element of the package, to the fiscal effort that is
necessary in the present situation. So I very much hope that it continues into 21, given what we are facing. I wouldn't be honestly very surprised if there was more fiscal support undertaken at the national levels, given the situation and the worsening of the conditions that we're seeing at the moment. Okay, the next question comes from Dorinda Merzlar at the Telegraph. Nel frattempo, vi parlavo degli Eurobond Madam Lagarde, I have two questions, if I may. If we see an economic recovery in the Eurozone, some dicevo che il 20 ottobre erano state messe delle obbligazioni. Per conto dell'Unione Europea e le altre servivano a finanziare lo SURE, il Support Immediate Unemployment Risk and Emergency. Si tratta del fondo europeo, magari abbassiamo anche... Mutiamo questo, che è una cosa buona e giusta, altrimenti non si capisce nulla. Fornirà assistenza finanziaria agli Stati membri che abbiano sostenuto spese eccezionali dopo la crisi pandemica per integrare i redditi dei lavoratori colpiti dalla crisi. Verrà incontro ai governi che, come quello italiano, hanno dovuto fare ampio ricorso ai sistemi nazionali di cassa integrazione. L'assistenza agli Stati membri avverrà sotto forma di prestiti a lungo termine a tassi agevolati. Già 17 paesi dell'UE, e questo l'avevo già parlato anche su Instagram, hanno richiesto e ottenuto il benestare della Commissione per accedere a questo strumento. Sui 100 miliardi disponibili, 87 sono stati assegnati. L'Italia è il paese che più ne beneficia, con 27 miliardi assegnati, seguito dalla Spagna 21 e dalla Polonia 11. Le prime due tranche di titoli, una con scadenza decennale e l'altra ventennale, sono letteralmente andate a ruba. Le richieste degli investitori, banche, fondi di investimento e compagnie di assicurazione, hanno raggiunto i 233 miliardi, per un'offerta di 15 miliardi poi elevata a 17, quindi... La Commissione Europea ha offerto 15 miliardi e ne sono stati richiesti 233. Poi da questi 15 sono stati aumentati a 17. I tassi di interesse sono molto bassi, come si conviene in questi tempi a un emittente AAA qual è l'Unione Europea. L'obbligazione decennale ha un rendimento negativo, meno 0,24%, mentre quello ventennale ha un rendimento leggermente positivo, 0,13%. Queste condizioni così vantaggiose per un debitore verranno applicate anche ai prestiti di cui soffriranno i paesi beneficiari del SURE. Potremmo dire che la Commissione non si prende alcuna commissione. Ha fatto il gioco di parole. Quindi gli stati pagheranno questi prestiti allo stesso costo che ha usufruito la Commissione Europea emettendo questi titoli. Non a caso i paesi che non hanno fatto richiesta per utilizzare le SURE sono quelli che, grazie al loro merito creditizio, sono in grado di indebitarsi sul mercato a tassi addirittura inferiori a quelli appena citati, come la Germania e la Francia. Questo l'ho detto alcune volte, che non tutti gli strumenti europei sono fatti per tutti gli stati. Lo SURE, ma anche lo stesso Next Generation EU per quanto riguarda i prestiti, è molto probabile che alcuni stati, come ad esempio la Germania o la Francia o altri paesi, che hanno dei tassi di interesse molto bassi, non lo sfruttino, ma non per una scelta politica, ma per una scelta puramente economica, perché loro possono finanziarsi ad un tasso di interesse inferiore rispetto a quello che fa attualmente la Commissione Europea. Che è anche uno dei problemi che pone i paesi settentrionali un po' in... li fa diventare restii, no? Per un eventuale debito comune, perché poi andrebbero a pagare dei tassi di interesse probabilmente superiori a quello che sta pagando adesso. Ciò non significa che potrebbe essere vero sempre, comunque questi tassi negativi sono un'eccezione, però al momento... Le obbligazioni sono garantite dal bilancio della UE. Tra l'altro, in questo articolo diceva una cosa interessante. Ehm
Dove lo diceva? Ma boh, ve lo dico io, adesso non lo sto trovando. Sostanzialmente qui una delle caratteristiche di questi prestiti che li accomuna, anche se non sono dei veri e propri Eurobond, è il fatto che se un paese non dovesse pagare il proprio prestito, allora tutti gli altri paesi andranno a pagare al posto suo. Che è un po' una condivisione del debito, anche se non totale, però in maniera... E più o meno è condivisa. Ma la BCE non dovrebbe essere più credibile della Germania? È più diversificata. Eh sì, ma è più diversificata sia in positivo che in negativo, però. Attualmente il titolo più sicuro è il Bund, e anche l'Europa non riesce a batterlo. Più o meno devi vedere i titoli emessi dall'Unione Europea come una media tra tutti i titoli, una media tra i tassi di tutti i titoli di ogni Stato sostanzialmente. E quindi ci sta che alcuni sono favorevoli, i tassi di interesse dell'Unione Europea sono favorevoli per alcuni e non favorevoli per altri. Devi fare più o meno una media. Perché all'interno dell'obbligazione europea ci devi mettere anche il rischio default dell'Italia, della Spagna, della Grecia, eccetera, eccetera. Che ovviamente fa alzare i tassi di interesse. Nella BCE se uno non li ridà, ci sono tanti altri paesi. Non capisco perché fare una media, perché devi ponderare il rischio di ogni nazione alla fine. Cioè l'Unione Europea non è fatta solo della Germania, quindi devi ponderare anche il rischio degli altri paesi. Qui abbiamo un'ansia. Lancet ci dice che le borse europee sono al pari. Sì, più o meno sono al pari. All'investitore interessa che i soldi gli tornino, se l'Italia fallisce qualche altro paese dovrà darli indietro, no? Sì, ma non è scontato che l'altro paese ritornerà, gli darà indietro. E anche se fosse vero, comunque a livello finanziario è sbagliato come ragionamento quello di dare per scontato che i soldi arrivino. Devi sempre mettere in conto i rischi di ogni paese. È come quando fai un portafoglio di titoli, no? Il valore del portafoglio è la media ponderata di ogni titolo. Non prendi solo quello che vale di più o quello più sicuro. La sicurezza del Bund è solo un fattore economico o anche psicologico? Che cosa intendi per psicologico? Cioè, il fattore economico prevede anche il fattore psicologico, nel senso si pensa che la Germania sia più affidabile, non solo economicamente, ma anche a livello politico, no? Sia più affidabile di politica economica, eccetera, eccetera. Se per il psicologico intendi quello, sì. Che mi sono perso? Ci tagliano i fondi, moriremo tutti? No! Non ti sei perso sostanzialmente nulla, Davide. Anzi, tra un po' stacco perché devo andare a fare altre cose.
Sostanzialmente la Banca Centrale Europea ha deciso che rimanderà le decisioni per quanto riguarda la sua politica monetaria a dicembre, e per adesso continua con la sua politica monetaria che ha perseguito fino ad adesso, quindi nessuno stravolgimento, nessuna novità sostanzialmente. In poche parole, Davide, potevamo evitarci questa live. No, scherzo, ovviamente è un piacere stare qui e abbiamo chiacchierato di cose utili. Però a dicembre vedremo le azioni della Banca Centrale Europea, che in teoria dovrebbero essere ancora più espansive visto l'aggravarsi della pandemia. In poche parole, si è detto questo. Ora, prima di lasciarci. Nel frattempo, la Lagarde sta ancora parlando. We try to achieve. I, for myself, regard as perfectly legitimate that we have different views around the table during the discussions, and that all views be expressed, be welcomed, be discussed, and that at the end of it we arrive at a conclusion that is broadly approved and agreed by members of the Governing Council. Ah, This is what we io have vorrei achieved leggere so insieme un po' far. questo It doesn't articolo mean that it's e unanimous or has to be poi unanimous ci every time. lasciamo. And by the way, it Consiglio gives a qualche chance for paper those of you who sull'economia like da to pick and choose and leggere. figure out and find out who said what to Dipende, whom paper è some tanto work to do. specifico, Looking at the US presidential action, of course, it is not for us to have a paper è view tanto specifico, on the quindi political aspect of what is mi going devi dire to cosa vuoi sapere. result from the Perché i paper sono democratic molto process specifici, which will quindi devi take dire io voglio place sapere on the qualcosa di 3rd of specifico da November questo and da the qui. outcome of Potrei consigliarti that. qualcosa, se But mi it's viene clearly together with the in mente. outcome of the Brexit Sull'economia anche lì, negotiations, cioè se one invece mi of chiedi un libro, the anche lì two dipende cosa large vuoi sapere. geopolitical risks that loom out there, the resolution of which will lead us in one direction or the other. And we clearly have to take that into account in our assessment of the risks. Now, given that Jean-Philippe, you are my last, Macroeconomia. the last one to ask me Allora, i questions, I would paper also su, like sulla to macroeconomia sinceramente express non ti my consiglio perché, support and ripeto, sympathies sono to molto all specifici those su people determinati who are argomenti, quindi suffering non è che from impari COVID-19 nulla and di così that applies completo. clearly to those who Macroeconomia, are losing lavoro. Sto loved leggendo Storia ones and to dell'economia e those Libro di who are sviluppo dell'economia suffering europea themselves, preindustriale. Ci because we keep stanno? talking about Sì, li COVID-19 as consiglio if it were spesso, something totally quindi external, sì. Li but clearly it consiglio has an spesso sul impact mio on canale, people, and quindi I sì, just want qui on là ci behalf of the sta. Governing Council as well to Per express quanto our riguarda la sympathy for them. macroeconomia, il Thank you. lavoro ti posso dare qualche link, però attualmente mi vengono in mente solo libri universitari. Tra l'altro la conferenza stampa della BCE è conclusa. Come si imparano le voci di bilancio senza uscire di testa? Imparando la memoria. Purtroppo sul bilancio funziona così. Allora, vediamo se riesco a trovarti qualcosa di sulla macroeconomia, ma non didattico. Ah, c'è stato su Telegram un ragazzo che aveva consigliato un libro abbastanza divulgativo sui temi economici. Mamma, Telegram. Foto, video, file, link condivisi. Vediamo un attimo. Sto cercando. Sto cercando. Anche se mi sa che. Non riesco a trovarlo così. No, così non riesco a trovarlo.
Dovrei iniziare a comprare un po' di libri di macroeconomia, solo che costano un fottio. Ovviamente ce li ho, di miei, però per fare una recensione di tutti. Vediamo se riesco a trovarli. Tipo, c'è quello di Samuelson che costa 60 euro. Maledetti. Matematica ad economia, si arriva fino agli integrali? C'è trigonometria? No, si arriva molto. Si arriva ai. Si arriva alle derivate, matematica, sto parlando di triennale, poi se fai la magistrale in economia sicuramente si andrà anche oltre, soprattutto in statistica, però boh, le cose più difficili sono le derivate. Ciao Chris, boh, forse qualcosa di integrali c'è anche, ma pochissimo, veramente poco. Trigonometria no. Cosa ti sei perso? Nulla. Sostanzialmente abbiamo visto. Qui dove sono? 21 settembre, no, più in là. Abbiamo visto. Ah, ho trovato anche l'articolo riguardo la Banca Centrale Europea che pensa di cambiare i cosi. Il target di inflazione. Non ti sei perso sostanzialmente nulla. Abbiamo seguito la conferenza stampa della Banca Centrale Europea, dove non è successo praticamente nulla perché hanno annunciato che la politica monetaria verrà aggiornata a dicembre. E quindi poi abbiamo chiacchierato un po' di varie cose, ma tutto qui. Vediamo se riesco a trovarlo. A meno che. No, vabbè, sono ancora lì improvvisi, però. Buono studio, Edo! Il fatto che non ci sia trigonometria mi incoraggia di più a scegliere economia come corso di laurea. Sì, no, su quello no. Non fossilizzatevi su matematica ed economia, eh. Cioè, pensate anche ai propri obiettivi, ai propri sogni, ai propri interessi, eccetera, eccetera. Benvenuto Fioren Traff, 18! Benvenuto tra noi! Vediamo se riesco a rispondere a Black Italica. Anche se non è un libro che ho letto, quindi non lo so, non è WhatsApp Economy Approved. Però ne hanno parlato bene sul canale Telegram, sul gruppo Telegram, quindi. Su. Lo devo mettere anche tra. Nella lista dei desideri, no? Trovo il libro, già che ci sono. Non vedo l'ora di iniziare la facoltà di economia. Ah. Che anno sei? Quarto, quinto? Eccolo, sì, ci siamo, ci siamo. Dai, dai, dai. L'essenziale. Ok, forse l'ho trovato. Quarto anno. Dai, ancora io un altro anno per. Di Mankiw. Sì, di Mankiw. Allora, su Telegram hanno parlato bene di questo qui. Ti lascio il link con il referral, così nel caso
Se ci sei ancora Black, no, se ci sei ancora Black Italica, prova questo qui, dimmi cosa ne pensi. Io non l'ho letto, quindi non ti so dire nulla. Ed è anche del 2016, quindi non lo so. Però, se non sbaglio, questo dovrebbe essere per voi sostanzialmente, dovrebbe essere un libro per i licei. E chissà se magari un giorno faremo noi un libro per i licei. No, mi sto allargando troppo. Vogliamo basso per adesso. E Black Italica, poi sotto ogni mio video ci sono i referral, c'è l'affiliazione, quindi il bonus 18 più link Amazon di WhatsApp Economy, vai sul sicuro. I fondamenti di diritto d'economia. Adesso sto cercando dei libri di economia per i licei, ma fanno sempre l'accoppiata diritto d'economia. Spedizione più veloce con link affiliato, certo, e anche tanto affetto e amore troverai nel libro. Oh, Adriano, grazie mille del pensiero. Allora, ragazzi, andiamo verso la chiusura. Allora, vediamo cosa fanno gli altri paesi. Magari mettiamo anche un po' di lo-fi, che è sempre cosa buona e giusta. No, vaffanculo, partita pubblicità. Purtroppo sì, conta che è una prof avvocato, quindi facciamo per la maggior parte delle volte diritto. Purtroppo. Cosa? Aspetta, mi sono perso. Cosa fai tu? Perché qualcuno ti chiedeva forse di liceo scientifico, economico-sociale. A quanto pare vado più sociale, però. Actualmente la música se consume en plataformas online. Merkel, durante la conferenza stampa, ha detto che fino alla fine del mese di novembre bar e ristoranti si limiteranno al servizio d'asporto e saranno chiusi cinema, teatri, palestre e piscine. Il lavoro da casa sarà incoraggiato per le aziende di ogni settore, mentre gli incontri privati saranno consentiti solo negli spazi pubblici e fino a un massimo di 10 persone, a patto che appartengono a un massimo di due famiglie. La musica è troppo alta, sistemiamo subito. Adesso dovrebbe essere sistemato. Scuole, negozi e luoghi di culto rimarranno aperti. In Germania il numero dei casi è tornato a salire improvvisamente dopo mesi di progressiva diminuzione, come nel resto d'Europa. Mercoledì i nuovi casi individuati nelle ultime 24 ore sono stati 14.964. Una cifra mai raggiunta prima. La situazione è molto seria e dobbiamo agire adesso se vogliamo evitare una grave emergenza sanitaria a livello nazionale, ha aggiunto Merkel, illustrando le nuove restrizioni. Merkel ha lasciato intendere che il sistema sanitario è in difficoltà in varie zone del paese, anche che in alcuni stati le strutture per il tracciamento dei contatti in Germania hanno funzionato sempre piuttosto bene e non sono più in grado di individuare i nuovi focolai, addirittura. In media, a livello nazionale, non siamo in grado di capire da dove arriva il 75% dei nuovi casi. Minchia. Quindi anche loro stanno perdendo un po' il controllo, in realtà.
Macron invece in un messaggio alla nazione ha annunciato quello che è di fatto un nuovo lockdown, il primo di un grande paese europeo nella seconda ondata. Le nuove regole per limitare la diffusione del coronavirus saranno in vigore almeno fino al 1° dicembre. Ok, tutto di nuovo per cercare di salvare il Natale. Macron ha spiegato che si potrà uscire di casa soltanto per andare al lavoro, per chi non riuscirà a farlo da casa, e per prendersi cura di una persona vulnerabile, oltre che per fare una passeggiata a brevissima distanza da casa. I bar e i ristoranti saranno chiusi, così come i negozi che non vendono prodotti essenziali. Saranno proibiti sia gli incontri privati, sia gli assembramenti pubblici, di qualsiasi dimensione. Non saranno permessi gli spostamenti fra regioni, tranne quelli per tornare al proprio domicilio. È un po' effettivamente come un primo lockdown. A differenza del primo lockdown, rimarranno invece aperte le scuole, con quelli che Macron ha definito protocolli di sicurezza più stringenti rispetto a quelli attuali, e le frontiere con i paesi dell'Unione Europea, mentre saranno chiusi i collegamenti con i paesi extraeuropei. L'annuncio delle misure è stato preceduto da un lungo discorso in cui Macron ha spiegato che la seconda ondata rischia di essere più mortale rispetto alla prima, e che a prescindere dalle misure annunciate oggi i posti letto in terapia intensiva si riempiranno nei prossimi giorni di pazienti malati di Covid-19, rischiando di arrivare vicini alla capienza massima di circa 10.000 posti in tutto il paese. Chissà cosa scriveranno sui libri scolastici sul 2020, eh sì, sarà divertente. Macron ha aggiunto che la seconda ondata sta colpendo tutti i paesi d'Europa a prescindere dai preparativi che avevano adottato in estate. Avevamo creato delle condizioni favorevoli, ma non è bastato, ha detto riguardo alla Francia. E il fatto che in Europa ci siano situazioni di saturazione non ci fa ben sperare. Nei giorni scorsi il governo francese aveva approvato diverse restrizioni parziali, come ad esempio un esteso coprifuoco notturno, per cercare di limitare la diffusione del contagio, senza molto successo. Negli ultimi giorni la Francia ha superato 50.000 nuovi casi giornalieri, nelle ultime 24 ore ha registrato 523 morti, un dato simile ai giorni di picco della prima ondata. Che poi è un po'... un po'... Cioè, quando iniziò tutto, a marzo o i primi di aprile, erano usciti degli studi in cui dicevano: guardate che ci saranno ulteriori ondate, no? Il classico grafico a onda. E quindi, boh, sicuramente le colpe del governo ci sono, però la situazione è sicuramente difficile, Nel Regno Unito le restrizioni prese dal governo centrale britannico si applicano direttamente soltanto all'Inghilterra. Scozia, Galles e Irlanda del Nord sono responsabili delle proprie politiche di salute pubblica e decidono autonomamente le misure da adottare per l'emergenza sanitaria. In Inghilterra sono tuttora in vigore le restrizioni decise dal governo britannico il 12 ottobre per cercare di controllare la diffusione di contagi dopo il grande aumento giornaliero dei casi dei giorni precedenti. Grazie Chris, grazie dei complimenti per l'ultimo video, apprezzo tanto. Mi fa piacere. L'Inghilterra è stata divisa in tre aree a seconda del rischio di contagio, che può essere valutato come medio, alto e molto alto. Nelle aree in cui i livelli di contagio sono relativamente bassi restano in vigore le misure decise dal governo il 22 settembre, cioè la regola del 6, il divieto di incontrare tra più di 6 persone diversi gruppi familiari, sia all'aperto che al chiuso. La chiusura alle 22 di ristoranti e pub e l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine anche sui taxi e del rispetto del distanziamento fisico. Nelle zone che sono considerate a rischio alto, inoltre vietato alle persone di diversi gruppi familiari di incontrarsi, sia in casa che in bar e ristoranti. Per le aree ad alto rischio, oltre al rispetto delle norme disposte per le aree a rischio minore, è prevista la chiusura di bar, pub, palestre e sale da gioco, mentre i ristoranti dovranno chiudere alle 22. In Irlanda del Nord il 16 ottobre hanno chiuso per 4 settimane pub e ristoranti, tranne quelli che fanno consegne a domicilio e servizi da asporto. Del lunedì 19 sono state chiuse anche tutte le scuole per 2 settimane, in Irlanda hanno chiuso anche le scuole, prolungando di una settimana la tradizionale pausa scolastica di fine ottobre. Supermercati e negozi non possono vendere alcolici dopo le 20.
Ci sarà un video a fine anno sui libri da comprare parte 2? Sì, perché no, non lo escludo. Dovrei farlo effettivamente, manca un po'. E poi parte il periodo natalizio, ci sta. Lo farò, Chris. Quanto è difficile andare a vivere da solo a 19-20 anni? Molto, ma dipende anche da come hai vissuto fino a quell'età. Se magari eri abbastanza autonomo e indipendente fino ai 20 anni, lo shock è meno debole rispetto magari ad avere tua madre che ti cucina pranzo e cena costantemente, che ti pulisce tutto, eccetera, eccetera. Io ad esempio ero abbastanza autonomo ormai, arrivato ai 16-17 anni ero abbastanza autonomo. E quindi lasciare casa è stato abbastanza duro, traumatico, non dico il contrario, però poi pian piano ci si abitua. Poi in realtà a me è stato qualcosa di un po' più traumatico del solito, vorrei dire, perché... ho saputo, cioè, ovviamente sapevo di dover lasciare la famiglia, però ho realizzato effettivamente quando qualche giorno prima delle lezioni mi sono accorto che dovevo salire, perché è stato, la scelta di università mia è stata abbastanza travagliata, è stata anche abbastanza all'ultimo momento, e quindi è stato abbastanza uno shock comunque. Però non mi scorderò mai una scena che ancora adesso sto rivivendo. Però pian piano ti fa la... Allora, dipende poi in realtà. Ci sono alcune persone purtroppo che non riescono e ho visto persone tornare a casa perché non ce la facevano. Però mediamente ti abitui. Dipende tutto da te. Non è facile, anche perché devi badare alla casa, un sacco di cazzi altri, oltre a studiare, e ti devi sapere organizzare, eccetera, eccetera. Però è fattibile, se ce l'ho fatta io, possono fare tutti. Irlanda del Nord e Scozia di entrata il 17 ottobre è poi stato deciso un rigido lockdown. Dal 23 ottobre fino al 9 novembre. La chiusura di tutte le attività non essenziali e la richiesta ai cittadini di rimanere a casa. Il primo ministro gallese si è augurato che il lockdown di 15 giorni sia uno shock breve ma intenso per fermare l'aumento dei positivi, più di 9.000 dal 4 al 17 ottobre. La Spagna il 25 ottobre ha firmato lo stato di emergenza per tutta la Spagna per contenere il contagio da coronavirus. Resterà in vigore fino al 10 novembre. Prevede un coprifuoco nazionale dalle 23 alle 6 del mattino e che gli incontri non superano le 6 persone non conviventi. Quindi più o meno stiamo più o meno tutti con le pezze al culo sostanzialmente. Per questo secondo me è meglio cercare casa con qualcuno, esempio compagni di classe. Potrebbe aiutare, ma attenti, perché le amicizie volano quando si inizia a convivere. Quindi prendete la scelta con cautela. Perché poi un conto è avere l'amico come compagno di banco e un altro è viverci insieme. Ho esperienze di amici che non si possono più vedere perché hanno vissuto insieme e altri che hanno convissuto bene. Io ad oggi, da ormai 2 mesi, convivo con altri 2 ragazzi che sono miei ex compagni di liceo. Però prima di vivere insieme abbiamo vissuto con altri, ci siamo confrontati, è stata una scelta molto, molto,
molto pensata, perché non è assolutamente banale, rischi veramente di bruciarti un'amicizia. Ho letto un articolo tempo fa che diceva che i paesi del sud Europa hanno una propensione minore a lasciare casa rispetto al nord Europa. È un effetto culturale legato anche all'economia, secondo te? Secondo me è un aspetto soprattutto culturale. Anche negli Stati Uniti c'è questa propensione a lasciare il nido più facilmente. Però principalmente è culturale. Contate che voglio anche lavorare per essere il più indipendente possibile dai miei genitori. Questo sì, sicuramente è un'ottima cosa. L'abbiamo appena fatto in sociologia economica. Cosa, Chris? Raccontaci. In Scandinavia i giovani ricevono un sussidio. Meglio convivere con qualcuno che non è tuo amico, molto meglio. Sì, poi per come la vedo io, meno rapporti hai col coinquilino, meglio stare. Vabbè, tranne il caso di adesso che vivo con i miei migliori amici, quello è un altro discorso. Però rischi veramente di vivere con l'amico in casa. E gli altri coinquilini che ho avuto sempre una relazione tranquilla. Ma abbastanza fredda. In Francia i giovani universitari hanno molti sgravi anche in UK. Se hai meno di 25 anni ricevi un sussidio se studi o lavori. Ciao Albesellan, benvenuto tra noi, grazie per il follow. Esatto, bene andarci d'accordo e ti devi piacere, ma meglio che sia una conoscenza amicizia, comunque un po' superficiale, sì, sono d'accordo. Perché poi, di nuovo, ho visto l'esperienza di miei amici che sono andati a convivere con delle persone sconosciute, sono diventati poi migliori amici e poi per cazzate si sono odiati, hanno dovuto addirittura a volte anche cambiare casa. Quindi sono sulla linea cordiale, gentile, disponibile, ma distaccato. Sono abbastanza nordico io nelle amicizie, poi in realtà. Non sono un italiano come vuole lo stereotipo, no? Sono molto freddo e... Non parliamo di coinquilini... Che i casi umani che ho trovato io non li ho mai trovati nessuno. Poi sì, trovi anche quelli. Trovi gente che non sa vivere da sola, sporca. Magari a volte anche col braccino corto che ti fa problemi su tutto. Che è poco flessibile. Per esempio, uno dei limiti secondo me a una buona coinquilinanza è non avere flessibilità. Non avvenirsi incontro, quello è deleterio. Con gli sconosciuti è un po' una lotteria, ti può capitare la persona sana e ti può capitare il completamente fuori dal mondo. Di essere fortunato lì. Però se magari non ti trovi con lo sconosciuto, alla peggio te ne vai. Se invece non ti trovi bene col tuo amico d'infanzia, col tuo compagno di scuola, addirittura col tuo migliore amico, lì la situazione è più pesante. Giusti random, ho vissuto con due che ho scoperto prostituirsi in casa, what? Con un tizio che picchiava la moglie e un TSO se lo portava via.
è un sardo che ha dipinto il water marrone di bianco con una bomboletta spray. No, effettivamente difficilmente troverai dei compini peggiori. Sarebbe bello dividersi costi casa, alimenti, eccetera. Lì ad esempio è un livello di coinquilinanza bello spinto. Ad esempio, la situazione attuale che ho adesso, che sto vivendo di nuovo con i miei migliori amici, stiamo facendo così. Nel senso, ci stiamo dividendo i costi della casa, degli alimenti, pure ci facciamo a turno, ogni giorno cucina uno. Però, cioè, devi saperlo comunque che stai facendo questa cosa qui, non è affatto banale. Non è assolutamente banale, perché ad esempio noi non ci prendiamo neanche conto della spesa che facciamo. Può capitare benissimo che uno faccia, non lo so, la pasta al caviale e l'altro la minestra con le patate, faccio un esempio a caso, però non è che stiamo lì a farci i conti. Però ovviamente noi comunque ci conosciamo bene, siamo amici da una vita e ci sta bene così, però non è affatto banale questa cosa qui. Io e il mio attuale coinquilino dividiamo cose come sale, olio, zucchero, detersivi, sì, ma lì ci sta. Ad esempio anche con l'ex coinquilino mio, la gran parte delle spese della casa le facevo io, ma perché poi lui se ne andava molto spesso di casa, quindi oh boh, dai, senza chiedergli quei 4 euro per i prodotti, anche uso per la maggior parte io, li compravo io. Dipende, ripeto, come dicevo prima, è molto importante trovare una persona che è abbastanza flessibile e che riesca a venirti incontro. E che non sia troppo rompipalle, troppo puntigliosa, soprattutto appunto quando si tratta di soldi, eccetera, eccetera. Sì, però anch'io consiglierei ognuno per sé, è buono. Tanto una peggiore di mia sorella non la posso trovare, oh no! E lì anche altri, un bel problema. Signori! Molte volte è utile dividersi i compiti, ad esempio se uno ha gli esami l'altro cucina per lui e viceversa. Sì, anche su questo aspetto è molto utile. E ragazzi, io vado a riprendere le cose che stavo facendo, vado a fare dei video per gli abbonati e se ce la faccio vado anche a registrare il video per WhatsApp Economy, quello per tutti. Vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui con me, vedere 20 persone che seguono la Banca Centrale Europea, la conferenza stampa della Lagarde è qualcosa di emozionante, ve lo giuro, perché non è assolutamente banale. E ci vediamo alla prossima, la prossima apertura del pub, che non so quando sarà, ma ci sarà. Dre Rubio, grazie del follow, benvenuto, grazie mille. E non so quando lo riapriremo. A me piacerebbe riprendere il gameplay perché mi stavo divertendo, cazzo, su Frostpunk. E vediamo. Non so se stasera ce la faccio. Al massimo domani. Domani sicuro. Domani è venerdì, tanto non ne usciamo più. Non c'è problema. Grazie NKC90, grazie del follow, benvenuto. Alla prossima, signori. Ciao ciao. Buona giornata, buon proseguimento.